Monsignor Limina, siamo venuti qui alla mensa dei poveri per fare un po' il bilancio di questo anno che è passato e vedere come sta andando oggi. Dobbiamo dire che sono tante le persone che arrivano e non solo più persone che arrivano da altre terre, quindi non più migranti. I migranti ci sono sempre, anche se in misura minore rispetto al passato, però c'è una consistente fetta di utenti che vengono dalla nostra città e anche dai paesi limitrofi. La mensa in questo senso esprime un servizio che non guarda e non limita, ma accoglie. È vero, un servizio che accoglie, dobbiamo dire, c'è anche attenzione verso le persone con disabilità nei confronti dell'associazione Shalom. Sì, noi ogni giorno offriamo un nostro piccolo contributo per questi nostri fratelli a cui teniamo molto e che qualcuno di loro, nei giorni in cui è chiuso il loro centro, ci fanno compagnia qui alla mensa, non solo per usufruire dei nostri servizi, ma anche per godere del calore di un'amicizia che si esprime anche nello stare insieme, qui in cucina con le signore che cucinano e con i nostri volontari, perché un bisogno di comunicazione diventa anche un bisogno vitale di amicizia e quindi di rapporto umano.